Buonasera a tutti, io sono Alfred73, benvenuti sul mio canale. Questa sera condivido con voi l'installazione di una IP camera all'esterno. Modello IEGIC IG20, questa telecamera è dotata di grado di protezione dalla pioggia IP66, resistente cioè alla polvere e ai getti d'acqua. È una telecamera Wi-Fi con sensore da 10.080 pixel. All'interno della confezione troviamo il cavo di rete per la configurazione tramite collegamento diretto al router, il supporto snodabile per il fissaggio a muro, sia in orizzontale che in verticale. Prezzo circa 50 euro su Amazon. All'interno della confezione troviamo il suo alimentatore da 12 volt, 1 ampere, un tappo ermetico per il connettore LAN, un manuale che assomiglia più ad una Bibbia in quanto molto dettagliato e alcuni tasselli per il fissaggio a muro. Questa IP camera Wi-Fi permette di registrare su scheda SD fino a 128 GB e consente di registrare filmati 24 ore su 24. Dotata di LED infrarossi per l'illuminazione notturna, sensore di movimento con notifica anche via mail, nonché funzione videocitofono a due vie. Ai fini dell'installazione, come primo passo, vado ad inserire una scheda SD da 8 GB. Con 8 GB riusciamo ad ottenere una copertura di registrazione che arriva fino a 24 ore continue. Abbiamo due antenne Wi-Fi direzionali che danno una portata di circa 30 metri dall'interno del router all'esterno, tre connettori finali, uno di alimentazione per l'alimentatore 12 volt, uno per la connessione di rete e l'altro è un pulsante nascosto da questo tappo ermetico, un micro switch che permette di resettare i parametri della telecamera all'occorrenza. L'unica connessione necessaria è la connessione a 12 volt. Per procedere all'installazione di questa IP camera, come prima cosa, vado a collegare la mia IP camera al mio modem router attraverso il cavo LAN in dotazione, collegandolo ad una delle porte disponibili e al rispettivo connettore della IP camera. Collego l'alimentazione a 12 volt. Se vogliamo ripristinare i dati di fabbrica a seguito di una seconda installazione, basterà tenere premuto il pulsante di reset per qualche secondo. A questo punto andiamo a scaricare l'app per il telefono, app denominata CamEye o CamEye Pro. Entrambe queste due app funzionano correttamente. Una volta scaricata ed installata una delle due, aggiungiamo la fotocamera cliccando sul relativo pulsante. A questo punto si aprirà una finestra di configurazione che consente di scansionare il codice QR code presente sull'involucro della nostra IP camera per configurare automaticamente tutto il programma. E a questo punto la IP camera è già in linea e pronta per l'accesso dello streaming video. La qualità delle immagini è abbastanza buona. Per scollegarla dalla LAN e configurare il Wi-Fi non rimane che entrare nelle impostazioni, configurare il nostro Wi-Fi con la nostra password Wi-Fi della nostra rete e a quel punto è possibile staccare il cavo LAN e utilizzare la telecamera soltanto in versione Wi-Fi. Per settaggi ed impostazioni vi rinvio all'utilizzo del manuale di installazione. Una volta configurata e funzionante, passiamo all'installazione pratica all'esterno. L'alimentatore 12 volt chiaramente dovrà essere montato necessariamente all'esterno. Questo alimentatore non è protetto IP66, quindi non può stare sotto la pioggia. Potremmo inserirlo all'interno di una scatola IP44 da 80 cm, ma risulta troppo grande. Piuttosto che procurarmi una scatola più grande, come potreste suggerirmi giustamente voi, preferisco utilizzare la stessa scatola e prelevare il PCB presente all'interno per trasferirlo nella scatola IP44. A tal proposito vado ad utilizzare questo morsetto a scatto. Una volta regolate le ganasce per il giusto spessore, basterà premere e il nostro coperchio salterà via come un razzo. Questo trucco si può applicare a tutti gli alimentatori switching, l'apertura è assicurata.
Ma andiamo a vedere come è fatto questo alimentatore 12 volte per questa IP camera. Osservando il circuito stampato da vicino, possiamo facilmente individuare il ponte raddrizzatore di ingresso della 220, un integrato oscillatore switching che genera la frequenza che poi viene passata al primario del trasformatore e poi da quest'ultimo al secondario per ottenere i 12 volt in uscita. Abbiamo anche dei diodi raddrizzatori che presumo siano dei diodi Schottky. Questi alimentatori switching di solito sono quasi tutti uguali. E pertanto, volendo, potremmo anche utilizzare un altro alimentatore sempre con le stesse caratteristiche, cioè da 12 volt e almeno 1 ampere di corrente, in modo da salvaguardare l'alimentatore originario. Cercando nel mio armadio degli scheletri di vecchie schede elettroniche, trovo questo alimentatore 12 volt. So che è un alimentatore 12 volt, ma non conosco la sua capacità in termini di corrente. Vediamo come effettuare un test della capacità di corrente di un alimentatore. Attenzione, le operazioni che seguono sono a rischio di folgorazione, quindi evitate di farle se non siete più che esperti in materia. Collego i cavi della 220 senza fornire la corrente e, per evitare folgorazioni, dal momento in cui attiverete la 220 dovrete evitare di toccare qualsiasi parte del circuito. Innanzitutto, quindi vado a collegare i puntali del mio multimetro sulla portata 20 volt all'uscita di questo alimentatore. Vado a dare tensione e a questo punto non dovrò più toccare il circuito. In uscita risulta una tensione di 12 volt. Mi procuro una resistenza da 10 watt, 8,2 ohm, che andrò a collegare come carico all'uscita dei 12 volt. Con questa pinza amperometrica vado a verificare la corrente assorbita. Se la tensione dell'alimentatore si mantiene stabile con un assorbimento di circa 1,4 A, valore calcolato in base alla legge di Ohm, l'esame è superato. Abbiamo 1,4 A, il voltaggio rimane invariato sui 12 volt, pertanto questo alimentatore ha passato la verifica di corrente e riesce anche a fornire 1,4 A, quindi una corrente ben maggiore di quella che ci necessita e quindi è promosso a pieni voti. A questo punto posso inserire il mio alimentatore 12 volt all'interno della scatola IP44 da 80 mm. Per effettuare i collegamenti alla IP camera mi procuro un jack connettore di alimentazione DC coassiale e questo jack andrà ad essere saldato sui fili che escono dall'alimentatore a 12 volt. Vado a stagnare l'uscita del filo positivo e negativo 12 volt. Prima di effettuare le saldature di questi connettori, ricordatevi sempre di inserire prima il contenitore. A questo punto saldo il positivo al pin centrale e il negativo alla massa del connettore. Fatta questa operazione, vado a stringere entrambi i cavi sulle due alette in metallo del connettore, per assicurare ulteriormente il tutto. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento buono per mettere un bel like e iscriversi al canale e supportarmi. Grazie mille per la vostra collaborazione. L'ingresso 220 volt, vado ad inserire questo connettore a molla che mi agevolerà il processo di installazione. A questo punto sono pronto per inserire il tutto all'interno della mia scatola e fissarla all'esterno. Ho scelto di installare questa IP camera, che guarda il mio cancello e quindi l'andrò a fissare su questa tavoletta presente sopra questa ringhiera. La scatola IP44 contenente l'alimentatore andrà fissata a questa ringhiera in ferro e per effettuare il foro per questa vite sul ferro vado a prendere un diametro della punta leggermente inferiore al diametro della vite di fissaggio. Una volta effettuato il segno al centro della ringhiera, con il trapano vado a forare lentamente sul ferro, quasi
Quando effettuate fori sul ferro, ricordatevi sempre di non eccedere con la velocità e di non pressare troppo il trapano per evitare che la punta si spezzi. Vado ad inserire la vite autofilettante per ferro, che ha una filettatura molto fine, molto ravvicinata. A questo punto posso fissare la mia scatola attraverso il foro centrale alla mia ringhiera. Vado a tagliare il passacavi per il mio corrugato da 20 e inserirlo all'interno della scatola e vado ad inserire i cavi della 220 con il relativo corrugato fin dentro la scatola IP44 a garanzia di tenuta stagna. Quando fate queste operazioni, per la vostra sicurezza, ricordatevi sempre di staccare prima la corrente per non prendere una sonora scossa, mi raccomando. Una volta spellati i cavi della 220, posso andare ad inserire il mio circuito con il relativo morsetto. Questi morsetti a molla sono molto comodi per demontaggi e smontaggi veloci in caso di basso assorbimento di corrente. Faccio passare il connettore 12 V attraverso un piccolo foro posto su un altro guaina passacavi. Fissato il coperchio, il mio alimentatore IP44 è pronto a svolgere il suo dovere. Diamo una sistemata ai cavi e una volta fissata con tre viti sulla base la IP camera alla tavoletta in legno, siamo pronti per fornire alimentazione al circuito. Alla fine di tutto, anche l'alimentatore sarà protetto dalla pioggia, così come la telecamera, soprattutto con il minimo ingombro esterno. E alla fine il risultato sarà il quadro che vedete. Bene amici di YouTube, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel pollice in su e come al solito ci vediamo alla prossima volta.